Da un lato i commercianti e i residenti che chiedono la sospensione dei lavori del comune su Viale Marconi, dall'altro la maggioranza con assessore e sindaco che restano sulle proprie posizioni. Un'autostrada a quattro corsie ha definito l'arteria il comitato Marconi che ricorrerà al Tara e non si arrende. Oggi intanto consiglio comunale straordinario voluto dalle opposizioni di centro-sinistra. Fabiana Tenerelli, commerciante della zona. Noi chiediamo che venga rivista tutta la viabilità di Pescara Sud, perché continuare a rattoppare un progetto di giorno in giorno senza una visione di lungo periodo non ha alcun senso, è una perdita di soldi e di tempo. Vi siete costituiti in un comitato non solo di commercianti, ma immagino anche di residenti. Assolutamente, infatti noi stiamo continuando a raccogliere ancora i fondi per il ricorso, al quale ad oggi hanno aderito più di 100 persone tra commercianti e residenti, perché le promesse dell'amministrazione ad oggi non sono state mantenute. Dunque, tutti i residenti e i commercianti si sono riuniti per andare avanti con un ricorso legale, in quanto le loro parole ad oggi per noi valgono nulla, in quanto non le hanno mai rispettate. Ricorrerete al TAR. Sì, e non solo, e anche una segnalazione all'Unione Europea per la discrasia che c'è tra il progetto approvato e finanziato e quello realizzato e che stanno realizzando, non si sa ancora come, perché ogni giorno cambiano idea. Alcune attività, lei dice, rischiano addirittura la chiusura. E sicuramente, perché non si potrà più accostare con una macchina davanti a un'attività e sinceramente con la vita di oggi frenetica nessuno ha tempo di avere un'ora a disposizione per passeggiare e camminare da Via d'Avalos per arrivare a comprare un giornale su Viale Marconi. Di contro, l'assessore a ramo Luigi Albore Mascia crede nella bontà del progetto. Se da una parte il comitato ha le proprie posizioni, l'amministrazione comunale ritiene che la strada perseguita sia quella giusta, che sia una strada giusta e apprezzata da una comunità molto più ampia, perché la strada dell'ambiente, dell'ecocompatibilità, della transizione ecologica, di un mezzo che non renda più Via Marconi una camera a gas come lo è stata per tantissimi anni. E quindi andiamo avanti sulle due corsie preferenziali perché crediamo nella filovia, perché crediamo in un mezzo che viaggi in sede riservata e protetta, che possa collegare più territori, quello di Montesilvano, quello di Pescara, un domani quello di San Giovanni Teatino e un'area ancora più vasta che potrà comprendere Francavilla al Mare. Non si vede come Via Marconi non possa essere parte integrante di questo percorso e di questa idea, proprio con le caratteristiche che le sono state date attraverso il progetto che è stata un'evoluzione migliorativa di quello che invece era stato pensato dalla precedente amministrazione e dal Partito Democratico. Loro dicono così, però si rischia anche la chiusura di diverse attività. Questa idea del parcheggio è un'idea che pervade tutti. Ma in realtà ci sono 11 strade che confluiscono su Via Marconi, da ovest e da est, quindi opportunità ce ne sono e in più sono stati preservati tutti i posti auto sul lato mare.